calcio negli oratori. Hai giocato sicuramente anche tu nell'oratorio a Roma. Sì, sono cresciuto così e mi porto un gran bel ricordo. Penso che sia anche importante per i ragazzi, perché hanno l'opportunità di stare insieme e di crescere tutti insieme, e poi anche, perché no, di migliorarsi calcisticamente, perché io mi ricordo che affrontavo ragazzi di tutte le età e quindi insomma non era mai semplice giocarci contro. Lì le regole sono sempre un po' soggettive, tu eri uno che portava da casa il pallone, che sceglieva lui i compagni di squadra, che veniva scelto, giocavi sempre in difesa come oggi? No, non c'erano regole, il pallone lo si portava a turno, diciamo, e poi era tutto un po' così, quindi non esisteva niente, si pensava solo a divertirsi. Poi il tuo divertimento, la tua passione è piano piano diventato anche il tuo lavoro. Quando, a che età hai capito che fare il calciatore poteva diventare anche la tua professione? L'ho capito in età forse molto avanzata, perché mi avvicinavo quasi al professionismo e già giocavo nella Roma. Forse prima non ci avevo ben sperato, oppure non avevo compreso che potesse arrivare fino in fondo. C'è un consiglio che ti senti dare ai ragazzi che anche oggi sono qui all'oratorio di Lazzise, che giocano a pallone, che giocano a calcio, magari anche solo per passione, o invece chi lo fa a livello di scuola e calcio? Sì, ne ho uno, perché è importantissimo coltivare la passione fino in fondo e soprattutto di divertirsi, secondo me, perché questa è la prima cosa, divertirsi, stare bene e con tutti gli amici, i compagni che conoscono, e sfruttare ogni momento. E a proposito di amici, di passione, quanto vorreste regalare un sorriso, una vittoria, tre punti sabato sera a tutti i tifosi gialloblu che saranno allo stadio al Bentegodi durante la partita di Chievo-Milan? Tantissimo, stiamo soffrendo tutti insieme e penso che una gioia ce la meritiamo, quindi ci proveremo fino in fondo. Magari con il tuo primo gol, come magari succedeva in oratorio? Sarebbe stupendo, quindi lo auguro. Fabio, come e quando hai iniziato a giocare a pallone? Ho iniziato nella Trilacum all'età di 4 anni e mezzo, per poi trasferirmi qui a Verona e fare tutta la trafila dai Pulcini alla Serie A. Ma eri uno dei bambini che poi portava la passione dentro le mura di casa, nonostante qualche urlo magari della mamma, oppure eri un po' più disciplinato? No, portavo la passione dentro casa, ho rotto anche qualche mobile, perciò mia mamma strillava molto. Senti, l'hai accennato prima, tutta la trafila del settore giovanile del Chievo Verona fino alla Serie A, immagino la bellezza del sogno, però dietro ci saranno stati anche tanti sacrifici. Puoi raccontarci un po' anche quel lato della crescita che hai avuto, perché non è facile arrivare a giocare in Serie A? No, ci vogliono moltissimi sacrifici, ma sicuramente da parte mia, ma anche da parte dei miei genitori, che mi venivano a prendere a scuola, poi andavo all'allenamento. Stavo fuori casa 12-13 ore per poi tornare a studiare e fare i compiti. Perciò è stato molto complicato, però alla fine è l'ultimo riscontro. Qual è il consiglio che ti senti di dare a tutti i ragazzi e le ragazze che praticano come sport il calcio? Di non smettere di sognare e di provarci sempre e non mollare mai.